Dentro l'ammasso contratto di un cumulo di nubi, il cielo brontola come dopo una fagiolata. Putrescenti, le energie che si scontrano al suo interno generano tonanti flautulenze e si agglomerano in masse informi di materia organica anfibia comunemente detta, che non verrà trattenuta ancora per molto. L'aria si riempie di metano. I primi miasmi raggiungono le narici degli investitori, mentre turchesi luminescenze fanno da raldo all'uragano marrone che di lì a poco si abbatterà sull'industria. Reddit, commissioni d'inchiesta, questi sono i nomi con cui gli azionisti hanno imparato a conoscere e temere la tempesta di liquame che li ha investiti. La punizione per la corruzione, la punizione per l'avarizia, la punizione per i loot box. Ma ecco che giunto al suo acme viene un uomo in sub HD che si erge, guarda verso l'altro e grida al cielo: ore! Stasera, ore 21, su questo canale, la prima live di dibattito in cui ci interrogheremo: ma i lootbox sono veramente assimilabili al gioco d'azzardo? Ospiti, il gruppo più eterogeneo che ho potuto mettere in piedi. Da una parte Matteo Sciutteri, game designer dai tempi di Artematica, che nel suo periodo di mercenario freelance ha anche sviluppato giochi mobile con le tanto odiate casse premio. Dall'altra Simone Tagliaferri, una delle penne più interessanti di multiplayer.it, che sul tema ha dimostrato una certa sensibilità dedicando gli articoli e speciali. Nel mezzo due psicologi, Bruno Barbera e Massimo Gandola, che esamineranno la cosa sotto la lente di chissà con quali chimiche il nostro cervello ama sballarsi. Stavolta non ci sono confini netti tra bianco e nero. Sono le sfumature di grigio nel mezzo la cosa più interessante e servono per farci chiarezza, per avere i mezzi per costruirci la nostra opinione, perché le sfumature marroni puzzano e quelle le lasciamo volentieri ad altri lidi. Come on with the rain, I have a smile.